Ben ritrovati sul canale di Gilda TV. Dimensionamento degli istituti scolastici. È stato sospeso dal TAR Campania il decreto interministeriale sul dimensionamento scolastico e rimessa alla Corte Costituzionale la legittimità della norma. L'accoglimento del nostro ricorso, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca, ferma la scellerata decisione del governo di tagliare scuole, risorse e personale scolastico in Campania. La sospensione del TAR è una decisione importante, ha detto De Luca, che ci incoraggia a proseguire la nostra battaglia fino alla sua conclusione positiva. Indennità di vacanza contrattuale anche per i docenti precari. Mentre i docenti di ruolo riceveranno tutta l'indennità di vacanza contrattuale, aumentata del 6,7% nel mese di dicembre, i 200.000 docenti precari dovranno attendere il mese di gennaio per averla in busta paga frazionata mensilmente. Non è mai troppo tardi la prima esperienza di didattica a distanza. Il 3 novembre è stato l'anniversario della nascita del maestro Alberto Manzi, docente, pedagogista e scrittore. Della sua attività di maestro elementare si ricorda l'uso di un timbro con la scritta: fa quello che può, quello che non può, non fa, con cui timbrò le pagelle di tutti i suoi alunni, manifestando così la sua contrarietà al cambio di valutazione numerica con i giudizi voluti dal Ministero dell'Istruzione. Divenne famoso negli anni 60 del secolo scorso per la conduzione della trasmissione Rai Non è mai troppo tardi, con la quale insegnò a leggere e a scrivere a distanza almeno ad 1 milione di italiani. Di meglio, cosa ricorda del maestro Manzi? Il maestro Manzi è stato un simbolo della grande battaglia che la scuola elementare italiana ha compiuto per alfabetizzare questo paese. Si calcola che con le sue trasmissioni abbia aiutato 1,5 milioni di italiani a imparare a leggere e scrivere. Manzi era anche una persona disinteressata, non ha mai accettato compensi per le sue trasmissioni, un esempio piuttosto unico, direi. Ecco, il maestro Manzi è stato anche un esempio di lotta contro la burocrazia che anche quella volta voleva imporre come valutare gli alunni e un esempio contro, per la libertà di insegnamento. Ecco, è stato, direi in una parola sola, un grande maestro italiano. Insegnare, professione a rischio. In 10 anni in Italia si sono suicidati 100 docenti. È stato pubblicato su Lab Parlamento l'articolo del dottor Vittorio Lodolo Doria, esperto in burnout, che evidenzia questo triste fenomeno. Negli anni in cui Lodolo ha concentrato la ricerca, cioè 2014-2023, la media dei suicidi è stata di 10 all'anno, con un picco nel 2017. L'età media dei docenti che si sono tolti la vita è di 51 anni. Dei 100 casi, 42 erano uomini e 58 donne. 12 di questi insegnavano nella scuola dell'infanzia, 29 nella primaria, 25 nelle medie e 34 nelle superiori. Docenti bersaglio, legalità, benessere organizzativo e fattori di rischio psicosociale nella professione docente. È il titolo del convegno organizzato dalla Gilda di Treviso all'Hotel Major Consiglio di Treviso il 24 novembre 2023 dalle ore 8:30 alle 13:30. Michela Gallina. Sì, abbiamo intercettato il malessere di molti dei nostri iscritti, purtroppo, che lamentano un aumento dell'aggressività all'interno della scuola. Ecco, allora il nostro obiettivo attraverso questo convegno è quello di analizzare attraverso più figure professionali, tra cui sindacalista, un medico esperto di stress e lavoro correlato, una giurista, una psicologa, una pedagogista, quali sono i fattori implicati in questo aumento dell'aggressività per un'analisi del fenomeno e poi anche cercheremo di offrire delle soluzioni o cercheremo di trovare delle strategie per contenere questo tipo di disagio. La diretta streaming su questo canale. Progetti, una nuova costituzione della scuola e la scuola che vorrei, redatti dagli studenti. Massimo Arcangeli. Il 26 ottobre scorso abbiamo lanciato ad Ascoli Piceno
nella terza edizione della Festa della Scuola, un grande progetto per la stesura di una futura Costituzione della Scuola Italiana redatta articolo per articolo dagli studenti di tutta Italia. Abbiamo già premiato alcune classi, alcuni studenti che si sono cimentati nella stesura di uno o più articoli di questa nostra Costituzione e ora rilanciamo l'iniziativa perché a Prodi, nel mese di aprile del 2024, a Firenze, nel Festival della Lingua Italiana che si svolgerà fra l'11 e il 13 aprile dell'anno prossimo, invitiamo tutti gli interessati, studenti e studentesse della penisola, a partecipare a questa iniziativa inviando l'articolo o gli articoli meritevoli di essere inseriti in questa Costituzione della Scuola Italiana. E potete inviare i vostri articoli agli indirizzi che vedete in sovrimpressione. Cancellata per gli studenti la richiesta del certificato medico. La Regione Calabria si è associata ad altre 15 regioni del centro-nord, abolendo con una legge regionale l'obbligo del certificato medico per gli studenti che rientrano a scuola dopo 5 giorni di malattia. 150 ore. Le domande per usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio per l'anno solare 2024 scadono il 15 novembre 2023. Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nuove caselle di posta elettronica. Dal 23 ottobre è iniziata la creazione graduale per docenti e ATA titolari di caselle di posta elettronica su dominio chiocciolaposta.istruzione.it. Gli interessati saranno informati con un messaggio nella casella di posta attuale. È morto all'età di 91 anni l'ex ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer. Politico, giurista, docente universitario, Berlinguer è stato ministro della pubblica istruzione dal 1996 al 2000 durante i governi di Romano Prodi e Massimo D'Alema. La sua figura è legata alla legge 62 del 2000 che da ministro vuole inserire le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione. Anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione, vi invitiamo a seguirci sul nostro canale e a rivederci da Gilda TV.